Siamo nel Monte dei Chianti, sopra a Gaiola in Chianti, vicino all'abitato, al borgo di Barbischio, in compagnia di Maurizio Longi, noto enologo che ha un po' collaborazioni, consulenze, non solo in Toscana, ma un po' per tutto lo Stivale. E siamo nel suo gioiello, proprio il gioiello personale, qui incastonato nel mezzo dei boschi del Chianti Classico. Ci facciamo raccontare un po' questo posto. Questo volentierissimo, tanto finalmente una bella giornata di sole, questa è una cosa molto importante, la stavamo aspettando da tempo. Allora, siamo a Barbischio, Barbischio, comune di Gaiole in Chianti, nella parte est sia di Gaiole, ma in generale, parlando di Chianti Classico, della denominazione. La zona correttamente è la cosiddetta zona caratterizzata da questa catena dei Monti del Chianti, dove ci sono tanti boschi e pochi vigneti, e la formazione geologica è quella del Macigno del Chianti, e la roccia di riferimento di questo territorio è l'arenaria, roccia non calcarea che origina terreni sabbiosi. Quindi qui è sabbia, siamo nell'ordine 80. Questo è uno dei due appezzamenti che fanno parte della mia proprietà, nell'altro addirittura si parla quasi del 100%, e questo è un carattere molto importante che poi si dovrebbe, a mio avviso, ritrovare anche nei vini. La vigna di Barbischio si trova davanti a questo villaggio, borgo, con la Torre del Mille. È una vigna che ha 50 anni, quest'anno proprio festeggia il cinquantenario perché è del 73. Quindi realizzata con la logica dell'uvaggio, prevalentemente sangiovese e piccole percentuali di canaiolo e malvasia nera. Siamo a 450-460 sul livello del mare, e una delle caratteristiche molto importanti che mi piace sottolineare è la presenza del bosco, che non ha solamente una influenza a livello climatico, perché comunque il bosco tende un po' a mitigare sia gli eccessi sia in alto che in basso, ecco, delle temperature, ma anche un aspetto legato al cosiddetto concetto della biodiversità. Sentiamo sempre parlare biodiversità, qui chi è venuto a trovarmi lo tocca ancora meglio con mano. Sì, è vero, c'è le vigne, ma poi in realtà il protagonista è la natura, quindi c'è tanto bosco, poi qualche oliveto, oltre appunto anche a, qui siamo a Barbischio, questa Torre del Mille, quindi ritroviamo un po' i caratteri essenziali, qui un po' estremizzati, del Chianti Classico, questo territorio che io sottolineo meraviglioso e unico. Ed eccoci alla cantina garage, non diciamo cantina, questo è proprio un garage, comunque è stato definito anche un vero e proprio garagiste alla francese e piccole produzioni, anzi ci facciamo spiegare cosa vuol dire garagiste e poi anche come si arriva ad avere il vino qui. Sì, quando si parla di garage il termine è veramente appropriato perché qui c'era in effetti un vecchio garage, o perlomeno la vecchia cantina della proprietà che ho acquistato. Allora, siamo intanto a Gaiole, ci siamo trasferiti dai vigneti di Barbischio di 2 km più o meno, e siamo a Gaiole. Gaiole in Chianti, dove c'è la sede dell'azienda, dove attualmente ho quindi un deposito con le mie bottiglie di tutte le varie annate. E dove è previsto a breve, spero a brevissimo, di completare il percorso con la realizzazione di una piccola cantina. Per quanto riguarda diciamo, le procedure, quindi di vinificazione dalla vigna alla cantina,
Allora, attualmente vinifico nella cantina di un caro amico che è Bruno Mazzuoli, la Montanina, siamo sempre nel comune di Gaiola in Chianti. E la vinificazione che non prevede cose particolari, ecco, io a volte, sapendo che appunto sono alla fine enologo, mi vengono fatte delle domande molto tecniche, lascio sempre delusi un po' tutti, perché poi in realtà non ci sono né macerazioni dedicate, né... In realtà, ecco, la cosa che mi piace sottolineare è la tipologia di maturazione del vino, cioè dopo la fermentazione principale alcolica e malolattica. Il prodotto sta circa 12 mesi in tonneau di rovere usati francese, poi faccio un assemblaggio senza chiarifiche e poi anticipo molto l'imbottigliamento. Questo è stato un po' un percorso che ho fatto fin dalla prima annata, la 2015, mi sono trovato molto bene. Perché? Perché tendo a sottolineare il Sangiovese che proviene da terreni sabbiosi dell'Arenaria, è un Sangiovese molto fine e quindi non ha bisogno poi di tanto ossigeno, non ha bisogno di tanto legno, anzi, si rischierebbe di perdere le sue peculiarità. Quindi è un grande vantaggio anticipare appunto l'affinamento in bottiglia e quindi garantire la maturazione proprio in bottiglia. E qui siamo nel magazzino dove a temperatura e umidità controllata il vino sosta fino al momento della commercializzazione. Ecco, ringraziamo Maurizio Longhi per l'ospitalità e È stato un piacere, ecco, alla fine condividere anche quello che faccio, ecco. sì, e buone bevute anche. Grazie.